Buonasera a tutti, benvenuti quindi ufficialmente a questa serata a cui tenevamo moltissimo, una serata in cui abbiamo l'onore, il privilegio e il piacere di avere Orietta Bai con noi, figura cardine della FIAF, lettrice, portfolio, ma non solo. Sicuramente un punto di riferimento per tutto quello che è la cultura fotografica nel nostro paese, all'interno della federazione in particolare. Orietta Bai è conosciuta da tutti noi e c'è un motivo appunto per cui tutto questo pubblico si è raccolto questa sera con tanto appunto entusiasmo. Questa serata lo ricordiamo subito perché comunque vale la pena rimanere in argomento. È una serata che è stata organizzata da noi, ma comunque è una serata aperta a vantaggio appunto di tutto il pubblico di appassionati. È una serata comunque FIAF nell'ambito dell'offerta culturale FIAF del 2021. Questa offerta online così ricca che ci concede, grazie appunto al contributo delle figure operative che si sono messe in campo fin dalla primissima ora, di usufruire appunto di relatori e ovviamente contributi anche importanti su tematiche che sono di interesse, come riscontriamo di sera in sera, un po' veramente per un pubblico molto ampio che a questo punto ha preso anche un po' l'abitudine di seguirci in occasione di questi incontri, anche un po' da tutta Italia, e questo ci fa particolarmente piacere, ma è anche appunto la prova di quanto Orietta sia molto amata all'interno appunto del mondo della fotografia della FIAF. Siamo particolarmente felici, quindi. E, ecco, io e Massimiliano Tuveri, appunto, diamo il benvenuto a tutti e presentiamo quindi ufficialmente Orietta Bai, le diamo la parola e se lei vuole spendere due parole di introduzione, appunto, la ascoltiamo volentieri. Non so se Massimiliano vuole intervenire prima. Perfetto, Orietta, la parola a te, grazie. Innanzitutto devo ringraziare voi per questo invito, tutto il vostro gruppo che so lavora benissimo, che fa tante cose interessanti e poi tutti quelli che questa sera hanno deciso di incontrarci. Ci incontriamo insieme e vediamo di passare una serata piacevole all'insegna di quello che a noi piace, la fotografia, che è per noi una passione, ma sicuramente quasi una necessità. Sentiamo il bisogno di parlare di fotografia e ora siamo anche fortunati perché in questo momento di grande difficoltà per tutto, la tecnologia ci viene in aiuto, come dicevamo prima, e ci consente di non perderci di vista, di fare quelle che io definisco sempre delle sorte di uscite fotografiche, stando in casa. Chi sono io? Sì, una persona che a un certo punto della vita, già un po' grandina, no? Intorno ai 40 anni, io ce ne ho già 70, ebbene, ha incontrato Giuliano Traverso. In quel momento lì è cambiata la mia vita con la fotografia. Prima facevo le foto che fanno tutti, no? Compleanni, gli anniversari, qualche viaggio, ma io non viaggiavo tantissimo, per motivi di nessuna possibilità di farlo, e quindi facevo delle foto banali forse. Ti ricordo, incontrando Giuliana Traverso, ho capito che la fotografia è altra cosa. E quindi è cambiata la mia vita. E poi, insieme a Giuliana Traverso, ho incontrato Lanfranco Colombo, con loro due, che sono stati i pilastri per tutti questi anni. Ho iniziato un percorso. Ora Lanfranco non c'è più, ma c'è sempre nel mio cuore. Giuliana è un po' anziana, però che vado là da lei tutti i giorni, che ci sentiamo almeno 3 volte al giorno, per cui loro sono ancora adesso i miei pilastri e mi consentono di camminare. La federazione l'ho incontrata in occasione del congresso nazionale fatto a Chiavari, sono passati adesso 12 anni ed è stato l'altro incontro determinante della mia vita perché mentre prima lavoravo con Giuliana e con le ragazze della scuola da una fotografa, adesso il mio percorso di amicizia e di condivisione è diventato di una grande famiglia che è la Federazione. Questa sono io. E allora vediamo di condividere lo schermo. Per iniziare quello che vogliamo
condividere questa sera. Vediamo se riesco a trovare la strada giusta. Presentazione. Eccola lì. Ci siamo. Allora, noi, credo quasi tutti, quando abbiamo iniziato a sentire parlare di fotografia, abbiamo sentito una definizione che è quasi diventato un assioma, no? La fotografia è una scrittura di luce. Certamente ci sono varie correnti di pensiero anche in questo, ma prendiamo che sia una scrittura. E allora, se è una scrittura, vuol dire che è un mezzo adatto ad esprimersi. E quindi che è un linguaggio. Che è un linguaggio simile, che è un linguaggio visuale, certamente, che ha delle similitudini con il linguaggio verbale. Sono tutti e due modi per esprimersi e comunicare. E quindi per raccontare, per descrivere, per analizzare e insieme arrivare ad una, diciamo, integrazione di pensieri nostri con il prossimo. La parola e l'immagine hanno la stessa origine, sono delle derivazioni del pensiero. Ci sono stati tanti studi, no, a livello di questa cosa. Uno tra gli studiosi, che non era prettamente un filosofo, era più un entomologo, Lorenz, che diceva che il pensiero concettuale è innato, mentre il lessico è tramandato dall'ambiente culturale. Scusate. E De Saussure, che certamente è stato uno dei padri del nuovo linguaggio, che ha detto che il linguaggio si apprende dall'ambiente per imitazione. Però noi, che siamo proprio nel mondo della fotografia, abbiamo avuto un grande personaggio che ha studiato esattamente le componenti del linguaggio, le sue derivazioni, non soltanto del linguaggio verbale e fotografico, ma anche del linguaggio filmico. Nazareno Taddei, il quale diceva che il fatto che ogni linguaggio sia strutturato in modo logico è indice della sua origine innata. La libertà creativa è la ricchezza di modi e di lessico e dipendono dagli stimoli dell'ambiente. In effetti, se noi guardiamo questa foto di Tino Petrelli e vediamo l'anno in cui è stata realizzata, ci rendiamo conto che questa fotografia racconta qualcosa di quell'ambiente, di quel mondo, di quella situazione difficile di quei tempi e di questi ragazzini che erano dei ragazzini, chiamiamoli trovatelli. Ma anche Carla Cerati racconta una situazione che vive negli anni 60. Momento di cambiamento culturale, di cambiamento industriale, quando gli operai diventano una parte importante nella società, che passa dalla società rurale a quella che poi sarà la società della tecnologia, dell'industria. E quindi queste tre tute sono una indicazione importante, quindi una fotografia che comunica quello che stava succedendo in quel momento. E lo stesso Berengo Gardin, che ci racconta di una Genova industriale, di una Genova in cui il porto era il centro di tutto quanto. Siamo ancora intorno agli anni 70. Nino Migliori comincia, da quale uomo creativo, a cambiare qualche cosa, a raccontarci, a tornare idealmente anche un po' indietro nel percorso, poetico. Perché questa immagine ci rimanda un pochettino a quello che è il, diciamo, l'impressionismo piuttosto che il pittoricismo. E poi andiamo ad incontrare Mimmo Iodice. Il tempo passa, la fotografia si evolve, si evolve la società, cambia la nostra mentalità e dal descrittivo, dal sociale, andiamo verso quello che diventerà la fotografia concettuale. Quindi dare un'importanza determinante all'idea più che alla descrizione, sempre però tenendo conto di quelle che sono le importanti
verità da raccontare in fotografia. Letizia Battaglia, una fotografa che noi tutti amiamo, che a un certo punto nella storia della sua poetica, nel 2012, riprende qualche foto del suo archivio e le rivisita, una sorta di reinterpretazione. Giorgio Galimberti, un fotografo giovane, entusiasta, che ci parla però di una cosa fondamentale nella fotografia. La fotografia è luce, ma è anche ombra. E questo è un esempio di un fotografo che, come dicevamo prima, guarda anche a quello che è successo per raccontare in modo moderno, in modo attuale, in modo concettuale, ma appoggiato alle radici. Anja Klosek, che ci stupisce con questa immagine, che però ci racconta quel che è oggi, il nostro modo di vivere un po' veloce, nella quale ci sono anche degli slittamenti di quelli che erano i canoni che dobbiamo prendere in modo, che non dobbiamo prendere in modo talebano. Noi stasera parleremo di un po' di regole, ma dobbiamo sempre tenere presente che le regole ci sono, si devono conoscere, ma devono essere regole che possono essere interpretate e stravolte, in modo da consentire a noi di essere degli autori, non delle persone che copiano in modo tassonomico una cosa, ma che si pongono delle domande e dopo aver conosciuto sono capaci di cambiare. Grammatica fotografica e la sintassi li possiamo ritenere come un insieme di convenzioni che danno stabilità alle manifestazioni espressive. Sono una sorta di regole per costruire una comunicazione che sia efficace e che renda palese l'idea. La fotografia deve, è comunicazione. L'idea del fotografo deve essere chiara. Cambieranno gli stilemi, cambieranno l'antico e il moderno a seconda della società, dell'evoluzione, come è cambiato il nostro linguaggio, come sono cambiati i mezzi di trasporto, come è cambiata la vita. Ma il concetto di quello che è l'idea deve arrivare in modo chiaro. Noi possiamo parlare di grammatica verbale e quindi di quella che possiamo definire l'analisi della parola. E possiamo chiamare grammatica fotografica quella che è il singolo scatto. Possiamo chiamare sintassi verbale l'analisi del periodo e sintassi fotografica la sequenza di immagini. Se io penso a una frase, quando andavamo a scuola da piccolini e la maestra ci diceva scrivi una frase per raccontare una cosa che tu stai pensando. E io scriverò questa frase. Sarò quella che è l'analisi grammaticale. I articolo, ballerini nome, lo sfumato è un aggettivo, danzano un verbo, velocemente un avverbio e loro un pronome. Questa frase è corretta dal punto di vista grammaticale. Ma se io voglio trasportare questa frase in un linguaggio non grammaticale, quindi non letterale, ma in un linguaggio visivo, che cosa faccio? Vado da Cesare Colombo. E lui con questa immagine mi racconta la stessa cosa. Ci sono i ballerini che ballano in modo leggero. Con una immagine ho risolto tutta una frase. Vediamo che noi possiamo dire Genova è bella, è una frase semplice. C'è il soggetto, il verbo e il complemento. Genova è bella e particolare diventa invece un pochino più completo come frase, come discorso, perché mi dà un'indicazione. E poi io dico, poiché Genova è bella e particolare, stupisce chi la vede. A questo punto ho fatto un discorso che possiamo dire complesso. E vediamo in fotografia. In fotografia non ce la faccio a dire tutte queste frasi solo con un'immagine.
E allora Olindo Barbieri ci racconterà Genova attraverso una sequenza di immagini, non un portfolio, una sequenza di immagini. E quindi racconterà quelle che sono. Questo era il ponte che non abbiamo più, questo è la Valle del Bisagno, stadio, andiamo verso il mare, verso Nervi, e poi un palazzo molto criticato, ma che è tipico di Genova, che si chiama il Biscione. Linguaggi concettuali e linguaggi contornuali. Sì, perché abbiamo detto che il linguaggio visivo, il linguaggio verbale hanno delle cose in comune, ma hanno anche delle differenze e sono importanti. Il linguaggio verbale si può definire linguaggio concettuale, perché va dal pensiero alla realtà e quindi dall'astrazione, il nostro pensiero, a una cosa reale. Linguaggio fotografico invece è un linguaggio contornuale, quindi prende i contorni, raddoppia. È una parte dalla realtà e va verso la rappresentazione. Quindi è un percorso leggermente diverso, inverso direi. Esistono delle analogie fra la comunicazione verbale e la comunicazione fotografica. Una di queste è il significante e il significato. Il significante è il piano dell'espressione della comunicazione. La parola albero è un linguaggio verbale. Io dico albero e tutti quanti noi pensiamo mentalmente, ce lo figuriamo un albero. Poi io prendo una fotografia e questo è l'albero. Linguaggio fotografico. Che agisce, il significante, agisce direttamente sulla percezione e permette di aprire alla trasmissione diventando il mediatore della comunicazione. Se io dico albero, tutti abbiamo, comunichiamo e parliamo di un albero. Se metto una fotografia, tutti quanti lo comprendiamo. Il significato, invece, è il piano del contenuto, la rappresentazione psichica della cosa espressa, l'immagine mentale che si esprime, che ci esprime il senso della significazione. Il significato e il significante originano la significazione, cioè il senso che produce il segno. La parola e l'immagine, come parte integrante dei linguaggi, hanno quindi lo scopo di produrre le significazioni necessarie alla comunicazione. E abbiamo però ancora delle similitudini e delle differenze da valorizzare, da vedere. La denotazione e la connotazione sono una sorta di primo e di secondo codice che agiscono in modo diverso. Parliamo del livello denotativo, la parola per l'oggetto in sé. Io parlo di un fiore, posso pensare che il fiore è profumato, ma il fiore è un fiore. E quindi la foto diventa un documento. La denotativa descrittiva per ciò che la fotografia rappresenta. Quindi codice universale basato sulla percezione. Il livello connotativo, invece, è la rappresentazione in senso figurato. Se io dico questo bambino è un fiore, praticamente uso una simbologia per ciò che l'immagine significa. Se c'è qualche domanda, se io non sono chiara, perché molte volte quando uno dice le cose pensa di essere chiarissimo, ma poi invece non lo è. Ecco. È un codice convenzionale che è basato sulla tradizione culturale e che quindi noi dobbiamo imparare. E questo è un approccio linguistico che è prevalente del racconto fotografico, perché usa più simboli.
Guardiamoci questa immagine e vediamo, chiedo a voi, secondo voi di che livello è questa immagine? Diciamo che a un primo livello noi vediamo questa immagine della Margaret Bourke White dove c'è una persona importante, no? Nella storia, che ha una connotazione che noi, come la vediamo, diciamo, c'è Gandhi che è importante, è in un luogo molto, molto spoglio, sta leggendo, probabilmente noi sappiamo che era una persona ascetica, e davanti però c'ha questo arcolaio. Allora, a livello profondo, questa immagine non soltanto ci racconta di un personaggio, ma ci fa venire in mente anche quello che è il significato di questa fotografia, il senso profondo. Simbologicamente, che cosa ci dice? Ci dice che siccome lui predicava la povertà, la semplicità, l'ascetismo, quindi la meditazione, in questa immagine noi sentiamo che c'è tutto questo, questo silenzio, questa sorta di leggera povertà che mette in moto il pensiero e noi capiamo cosa stiamo facendo, anche la sua posizione, no? È una posizione di riflessione. Ci sono delle differenze dal punto di vista della comunicazione tra le due forme di linguaggio. Perché il linguaggio verbale è lineare e unidirezionale, anche se noi scriviamo, come scrive Michelangelo, da sinistra a destra e da destra a sinistra, è sempre unidirezionale. La fotografia è bidimensionale e prospettica. Perché grazie alla prospettiva noi riusciamo a farla diventare tridimensionale. Quando noi cambiamo la prospettiva del nostro punto di vista in fotografia, usiamo gli archetipi della cornice, della soglia, eccetera, dello sfocato, noi mettiamo in piedi una proposta che ci faccia diventare tridimensionale la fotografia e che si avvicinerà quindi a quella che è la nostra visione reale. Ancora, la scrittura è analitica, descrittiva e razionale. La fotografia deve essere sintetica, emozionale, legata all'immediatezza della visione. Quando noi ci poniamo davanti ad un'immagine, dobbiamo essere colpiti, dobbiamo essere affascinati. Dobbiamo essere emozionati. E tutto questo succede solo se il fotografo è stato capace di emozionarsi a sua volta. Perché ce l'hanno detto tutti, ma noi siamo d'accordo. Lo ha detto anche Efrain Raimondi, no? Ciascuno, ogni fotografo, fotografa se stesso. E noi, nelle fotografie degli altri, cerchiamo noi stessi, cerchiamo qualche cosa che ci corrisponde. In quel modo lì riusciamo ad ottenere quella che è la comunicazione. Il fotografo deve essere sintetico. Non parliamo del discorso del portfolio, che l'essere sintetici è essenziale, ma anche in fotografia si deve essere sintetici. Nell'inquadratura non dobbiamo infilare troppe cose, perché sennò c'è confusione. La fotografia deve essere precisa, ci deve essere solo quello che va lì, niente di più. Il linguaggio verbale ha la dimensione temporale del passato, del presente e del futuro, che è naturalmente derivato dai codici che ogni lingua ha. Invece l'immagine fotografica di tempi ne ha due, la rappresentazione e la simultaneità. Poi noi, quando facciamo discorsi molto filosofici, diciamo che la fotografia fa morire l'evento, no? Lo fotografa, lo congela e basta. Però noi, nelle nostre immagini, dobbiamo essere capaci di vedere anche quello che è oltre l'inquadratura. Il pensiero visivo ha la caratteristica di farmi cogliere nella simultaneità quello che la parola ha bisogno di distribuire nella durata. Questa fotografia
racconta Fulvio Reuter, che è uno dei nostri grandi maestri, che racconta di questa scuola, di queste ragazze, racconta gli atteggiamenti diversi. Se io devo spiegare a parole questa fotografia, devo raccontare passo passo. Invece, mentre la vedo, come vedo, capisco tutto. E lo stesso in questa foto di Brassai. E anche in questa di Berengo, nel quale viene, se io devo spiegarla, devo raccontare tante cose, perché in questa fotografia c'è anche la situazione di quel periodo, racconta di tutta una famiglia, no? Di tutto un gruppo familiare, della coesione. C'è dall'anziano a il bambino lì nel passeggino, ma c'è anche il cagnolino, tutta. E allora, però, mentre io la guardo, immediatamente mi è tutto chiaro. Nella simultaneità il fotografo mi ha raccontato tutta la storia. Anche qua. Anche se in questa fotografia, come poi vedremo, è usata in modo pertinente, così accattivante, una figura retorica anche. Anzi, diciamo che qua ce n'è più di una. Proprio per questo, questa immagine è potente e si legge in modo veloce. Abbiamo anche in fotografia il tempo della lettura. Quando uno parla, lo ascolto e basta, ho capito. Quando uno mi propone una fotografia, nel momento che la vedo, c'è un primo impatto e poi devo avere il tempo di leggere. Diversi possono essere i piani di lettura. Torniamo alla denotazione, che è basato sulle leggi neurologiche della percezione. Non ci possiamo dimenticare che quelle regole che sono leggi, che sono state studiate così bene, e noi non riusciamo, non possiamo andare fuori da quelle leggi perché sono dentro di noi, fanno parte della nostra natura. Ariosto l'ha studiata benissimo, no? E la connotazione invece esprime completamente le sue caratteristiche di ambiguità e di simbologia. Quindi noi avremo sicuramente una prima lettura, come abbiamo visto nella foto di Gandhi, che è denotativa, e poi andremo all'interno. Una fotografia può diventare nel corso della storia un simbolo. Questa immagine, realizzata da Alberto Korda del Che Guevara, è l'immagine sicuramente, insieme a quella fatta poi da Giorgio Lotti, sul Hocchinin, come si chiama? Sì. Questa qua è la fotografia più venduta al mondo, che ha avuto più repliche. Anche se Korda non ha mai preso i diritti d'autore, perché quelli a quel tempo non c'erano, è morto prima, l'hanno preso gli eredi. Anche questa è una foto che è diventata storica e che quindi ha due tempi di lettura, un impatto immediato, di connotazione, e poi un'entrata dentro alla simbologia. Ma anche questa. Guardiamo un attimo questa fotografia che ci può fare venire in mente a quei talebani che dicono che bisogna stare attenti ai tagli nelle fotografie, perché sto bambino qua l'hanno tagliato un pezzettino, ma come mai? Mi viene tanto da ridere, no, in queste situazioni. Ricordo di avere presentato una serata, mi pare fosse proprio nel circolo di Cristina Paglionico, e avevo messo insieme a tutte le altre una fotografia realizzata da Berengo Gardin in un vicolo di Napoli. Quella fotografia io non l'avevo presa su internet, ma l'avevo scansionata da un libro. E in quella fotografia scansionata dal libro mancava il piede di questo bambino. Era un bambino in un vicolo, questo bambino era un bambino che andava a scuola, aveva
aveva anche tutto il suo bel grembiulino bianco, se andate a cercarla la trovate. E quando io l'ho proiettata, io abbiamo parlato di questa fotografia, poi degli uditori mi dice: ma come mai manca il piede? Io dico: veramente, non lo so, perché io no, l'ho presa così. Secondo me il valore di questa immagine è indipendente dal fatto che ci avesse o no il piede, come qua che non c'è. Invece quel ragazzo ha trovato su internet che ce n'era un'altra con il piede. E quindi vi devo dire, è successo un po' di bum 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 bum, come diciamo a Genova, de boulezume. Poi io però sono una che non va a approfondire, no? Sono uno scorpione, quindi no. No, c'ho pure l'ascendente scorpione, per cui sto proprio messa bene. E quindi sono andata a ricercare quel libro dove io l'avevo presa. Quel libro è edito da Mazzotta e davanti nella prima pagina c'è una dedica meravigliosa di Berengo Gardin a Giuliana Traverso, un fotografo alla maestra di tante fotografe. Allora, voi volete dire che Berengo Gardin, se quella foto fosse stata brutta o mal tagliata, non si sarebbe lamentato? Se l'ha accettata, vuol dire che andava bene così. Ecco, molte volte noi dobbiamo fare attenzione a non essere criticoni in modo sbagliato. La fotografia, se anche un pezzettino non c'è, non è detto che non si legga e che non vada bene. Questo è un inciso, perché quella cosa lì, un po' qui nel goccio, mi è rimasta, non mi è andata giù ancora adesso. Ebbene, andiamo a Pier Giorgio Branzi, che con questa immagine ci racconta di un avvenimento, di un momento, di una situazione. È una fotografia empatica. Questa fotografia, perché a seconda di dove noi le fotografie le mettiamo, se le nostre immagini vanno in una mostra, in un libro, in un giornale, a volte il significato può anche essere variato, perché dipende anche dal contesto. Questa immagine di Edoardo Miola vuole raccontare un'attualità, il nostro poco amore per la natura, l'incuria. E se voi fate attenzione, grazie al punto di vista dell'autore, sembra che quegli alberi si allontanino dall'uomo. L'uomo è rappresentato da quei due divani, lasciati lì, in disordine, e gli alberi che sembrano bruciati vanno indietro. Io li sento andare indietro. Ecco, il fotografo riesce anche, se ha gli strumenti giusti, se usa quelli che sono gli strumenti necessari perché una fotografia parli e racconti, riesce a comunicarci dei pensieri importanti che possono anche smuovere le situazioni. La fotografia è un documento, ma la fotografia è anche un'indagine, è anche un modo per scuotere i pensieri. Ed è una vera e propria scorciatoia linguistica. Non dobbiamo dire mica tante cose. Guardiamo questa immagine di Gianfranco Moroldo, che noi tutti sappiamo grande reporter è stato, ha lavorato in simbiosi per tanti anni con Oriana Fallaci nella guerra del Golfo e in Vietnam. E anche questa, con questa immagine di un luogo che noi sentiamo difficile, però abbiamo un'immagine di solarità. Queste persone vivono bene lì, sono contente. Questa signora ha tutti i suoi braccialetti e quel bimbo ha quei meravigliosi, si chiamano, non mi ricordo, beh, sono quelli da pioggia. Il fotografo che assiste a un fatto che cambia la storia, diventa il testimone di un cambiamento. E cioè è un grande reporter, ma con questa fotografia veramente
ha fermato la storia. Possiamo definire l'immagine una superscrittura, perché è rapidissima. E poi, se noi guardiamo questo cartello stradale, sicuramente se avessimo dovuto leggere caduta massi, ci mettevamo di più che guardare questo disegno di massi che stanno per cadere. Per questo motivo questi segnali si usano così. Ma anche questo è più veloce che leggere alt. Rosso, basta, abbiamo capito. E poi è prodotto con molte più variazioni. Se io prendo la parola gioia, è composta da una vocale, scusate, una consonante, e poi una, e poi due, poi tre, e poi quattro, e quattro vocali. E la parola gioia accende nel mio pensiero una situazione di felicità. Poi vado verso la fotografia e mi accorgo che questa di Elio Luxardo è una fotografia che parla di gioia, di una gioia grande, perché questa ragazza bellissima, oltretutto c'ha anche un bellissimo gelato che forse gli piace tanto. Ma anche questi ragazzini sono in un momento di gioia, una gioia dolce. Lui un po' più sbarazzino, lei quasi innamorata, una gioia. Ma è gioia anche questa possibilità di dare un calcio ad un pallone. È gioia anche vivere in strada, come la Lewitt ha fatto tutto un progetto importantissimo sui ragazzini, soprattutto sugli Zingarelli, sui ragazzini che vivevano in quel periodo un po' per la strada. Però questa è una fotografia che questi ragazzini sono felici. E sono gli stessi ragazzini che sono anche molto fieri, che si sentono proprio dei piccoli bulli. Ma anche Letizia Battaglia è molto felice, ha molta gioia in questa fotografia. E Fosco Marain ci racconta un sorriso, una gioia che viene quasi dal cuore, si sente venire fuori. E Nino Migliori, tutti questi ragazzini. La fotografia è un linguaggio polisemico, perché ha tanti segni. Il codice della comunicazione è segno più simbolo. Una persona, un animale, una cosa sono un segno, che diventano simbolo di qualcosa quando rappresentano questo qualcosa secondo la cultura e le tradizioni. Come abbiamo visto prima, l'immagine fatta dalla Tina Modotti, con quella bandiera e quella donna combattente, era un simbolo. Anche un simbolo era sicuramente il CE. Ma è anche questo un simbolo della modernità, in quel momento di questo che, diciamo, era quasi, no, un segno di distinzione, avere la sigaretta in bocca, il paletò col colletto rialzato. Ma anche questo è un simbolo. Noi per tradizione, per cultura, abbiamo sempre messo il gatto contro il topo. E in questa fotografia, dove gli sguardi si incrociano, noi lo sentiamo veramente molto forte questo. Ma anche questa fotografia racconta una situazione. Quindi Fulvio Reuter mette queste nasse, ma se voi fate attenzione, questa immagine ha una sorta di silenzio e ricorda, per chi ha vissuto al mare, per chi vive al mare, soprattutto questo in meridione, no? Quel momento in cui c'è questo silenzio dato dalla calura. E questa immagine, questo silenzio ce lo fa sentire. E poi il nostro occhio è rapito da quella donna che se ne va, là, in quell'angolo via. Una delle foto storiche di quando è iniziato quello che possiamo definire il reportage sociale, è cominciato allora con Ain, che ha raccontato
e combattuto contro il lavoro minorile. Queste immagini sono state così potenti da fare, scusate, da far sì che la società si ribellasse. Ma anche Donna Ferrato, con queste immagini, ha creato i presupposti per una battaglia contro i soprusi, contro la differenza di genere, una battaglia che si sta ancora oggi combattendo e che Donna Ferrato ha iniziato in quegli anni quando nel 1985 insieme a Letizia Battaglia ha preso il premio Eugene Smith, proprio per la sua capacità di raccontare dal punto di vista sociologico i problemi. Uno dei suoi lavori più importanti è Vivere con il nemico. È raccontare la storia e raccontare gli eventi anche con questa immagine di Lisetta Carmi, nella quale, grazie alla figura retorica della Sinedo, che noi riusciamo a comprendere la devastazione di questa situazione, raccontandoci quello che è stato l'alluvione di Venezia. Ma le persone sono e diventano miti quando hanno fatto nella vita qualche cosa che tutti quanti riconosciamo, e la fotografia ha il compito anche di raccontare in una maniera molto semplice una situazione. Qua siamo a Sestri Levante, Lanfranco Colombo e Philippe Daverio. La grammatica come montaggio interno che implica un esercizio di costruzione, dove il soggetto sia chiaro, l'abbiamo detto all'inizio, le nostre fotografie devono essere semplici. È la semplicità che aiuta a arrivare al nucleo di quello che noi vogliamo raccontare. Nella fotografia, con troppe cose, noi siamo quasi un po' portati fuori. E il soggetto può essere singolare o plurale, certamente. L'azione ci deve essere sempre. E voi dite, ma com'è che fa a esserci l'azione? Se la fotografia blocca il momento? Certo, ma noi dobbiamo essere in grado di poter leggere quello che era successo prima e quello che era successo dopo. Se noi ripensiamo appena adesso alla foto che abbiamo appena visto di Lisetta Carmi, quella foto lì è staticissima, però certo che noi, il nostro pensiero va a quello che è successo, al disastro e a quello che poi ci verrà dopo per mettere a posto. E quindi la fotografia diventa dinamica in questo modo. La fotografia è dinamica perché parla sempre di vita, parla di qualche cosa. La vita che va avanti anche in una situazione di fermo, come è effettivamente il cogliere l'attimo. E poi ci sono i complementi, che sono la situazione, lo spazio. Il rapporto tra soggetto e spazio in fotografia è determinante. E poi la punteggiatura, che sono le scelte poetiche che noi decidiamo di usare per rafforzare quello che è l'idea e quindi dare potenza al soggetto, all'azione e allo spazio che stiamo fotografando. Guardiamoci questa immagine di Steve McCurry e vediamo come l'autore ha usato quelle che noi abbiamo detto. Il soggetto è chiarissimo, questo soggetto, e comprendiamo anche l'azione. In che cosa la comprendiamo? In queste ragazze che si raccolgono in cerchio perché si proteggono. Da che cosa si proteggono? Da quello che si vede nell'ambiente, da questa specie di... Qua siamo nel deserto, quindi da questa sabbia che vola, dal vento. E in questo cerchio si muovono gli abiti, si muovono un pochino anche quegli alberelli, ma poco perché foglie non ne hanno. Ma c'è anche un'altra cosa importante che fa parte della costruzione, quindi di quella che è la grammatica. Nella parte anteriore, invece che lasciare uno spazio vuoto, che potrebbe servire perché lo spazio vuoto introduce dentro, mette quelle due anfore che sono circolari e che quindi riprendono il ritmo delle ragazze che si chiudono. E quindi
va a cercare all'interno di questa fotografia quello che sono le regole della percezione, che sono i colori simili, che sono le forme, che sono i raddoppi. E vediamo Mimmo Iodice. Mimmo Iodice definisce questa situazione da che cosa? Dagli abiti di questa bambina, che noi capiamo benissimo che non può essere proprio una bambina fotografata ieri, da quello che è questo tavolinetto e quindi anche una situazione, se vogliamo, anche di una certa povertà, se raccontano tutte queste cose, ma con uno sguardo sereno, dolce, affascinante di questa bambina che guarda il fotografo. Un'immagine di grande dolcezza, la fotografa racchiude tutto in quel triangolo di sguardi e due che proteggono quell'altro. E poi, subito noi entrando dentro l'immagine, ci accorgiamo che è una bambina sofferente, ha la guancia gonfia, avrà mai ai denti. E allora questa fotografia, in una semplicità, racconta tantissime cose. Il fotografo sa sempre dove fare andare a cadere lo sguardo, perché sa dove deve mettere esattamente il soggetto e dove deve posizionarsi lui per riprendere il soggetto nel modo giusto, in modo tale che il nostro occhio vaghi, 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 ma poi vada nel punto giusto a vedere questa qua che suona, quasi quasi ignorando tutti gli altri con gli occhi socchiusi. E gli altri la guardano incuriositi. Saper scrivere vuol anche dire, vuol dire anche, l'ho detto 2 o 3 volte, aggiungere, togliere, condensare. Mi viene in mente, e l'ho detto anche ieri sera, quello che succedeva quando andavamo a scuola, che avevamo da fare, nelle elementari ci avevamo i pensierini, e quindi uno scriveva 2 o 3 cose, anche nei temi, no? E allora poi la professoressa diceva, ma aggiungi qualcosa, perché è troppo poco, no? Manca di. Oppure, no, sei stato troppo lungo, sei prolisso, togli, togli e condensa. Ecco, le stesse cose che dobbiamo fare anche noi con la fotografia. Dobbiamo aggiungere, togliere, condensare. Dobbiamo semplificare. Dobbiamo mettere in evidenza. Riordinare. Migliorare. Selezionare e scartare idee. Giovanni Gastel dice: le prime 10 idee che vi vengono, buttatele via. Cominciate dall'11ª. Concetti. Fare attenzione agli aspetti del soggetto e alle componenti dell'immagine. In base a che cosa? All'idea precisa. Le nostre immagini devono raccontare la nostra idea. Il nostro pensiero. E dobbiamo farlo seguendo quelle regole che noi chiamiamo composizione, che è altro che la costruzione grafica dei rapporti tra il soggetto e lo sfondo. Quando noi decidiamo l'inquadratura, decidiamo quello che vogliamo fare vedere all'altro. I maestri della fotografia, questa costruzione ce l'hanno nella testa e quindi non sbagliano. Noi dobbiamo abituarci a questo, abituarci ad essere sintetici, efficaci, ad essere capaci di riunire in quello che scattiamo, quello che è il nostro pensiero. La composizione è essenzialmente organizzazione. Se guardiamo questa immagine, nella sua essenzialità, l'organizzazione è perfetta. Il nostro occhio va sicuramente da lui e poi dallo strumento. E la nostra, e questa immagine è così pulita, così perfetta, che ci sembra quasi di sentire il silenzio dopo la musica. È un'immagine di grande meditazione. E poi sappiamo che Newman non ha fatto solo questa, perché lui è così generoso che ha mostrato
tutta la serie di scatti che aveva realizzato e ha mostrato anche che dopo aver deciso lo scatto giusto, lo ha anche ritagliato per dare maggiore potenza, togliendo una parte che diventava, se no, ridondante. Giulio Grezzani è un fotografo nostro appassionato di Savona, con questa immagine un po' stravolgente, però ha sistemato tutti nel posto giusto per farci gustare questo suo momento in cui si è immedesimato in questa persona. Marc Ribot, che voi forse conoscete tutti, anche per quelle due meravigliose foto che hanno girato continuamente da noi, no? Sia quella della ragazza nel che fa la manifestazione contro il Vietnam, che ci sono tutti i soldati e lei che porge il fiore, oppure invece di quel, chiamiamolo, pittore che pitturava la Tour Eiffel. Queste sono le immagini di Ribot. È sempre molto essenziale, ma anche molto forte nei tagli, soprattutto, guardate anche qua. Ho invece che scrivere il nome dell'autore, ho scritto l'uomo, Ferdinando Scianna. Questa immagine racconta della sua Sicilia, molto più che tante parole. Un luogo meraviglioso che è, nel nostro immaginario, un luogo però di mistero, no? Di chiusura, di cose dette sempre sottovoce. Gianni Berengo Gardin, con questa immagine di grande poesia, di grande fascino, con un'attenzione prospettica, con un'attenzione ai punti, è un'immagine che possiamo definire dal punto di vista compositivo in cioè, della perfezione, della regola, dei terzi. Tre tipi di componenti abbiamo in fotografia quando scattiamo, a volte no, ma stabili, mobili e viventi. Il fotografo deve tenere presente che quando in una fotografia ci sono tutti e tre, la persona che guarda, che legge per prima, vede assolutamente quelli che sono i viventi e poi tutto il resto. Quindi deve fare attenzione per capire come deve inquadrare, come deve impostare l'immagine. Questa è una foto di un fotoamatore di Novara e guardate che in tutta questa bella immagine, con tutto questo panorama, il nostro occhio, con tutte le cose che ci sono, sicuramente per primo cade su quel giovanotto lì. Un'altra cosa importante in fotografia è l'attenzione alle ombre, quella che abbiamo visto prima anche con Giorgio Galimberti. La fotografia è luce e ombra. In questa foto di Giorgio Papparella, il nostro occhio è sicuramente attirato in primis da quella signora che sventola, anche se l'immagine di questa costa romantica è così incombente. Poi, molte volte diciamo che la fotografia, la scrittura fotografica ha tanti generi, però i generi sono una sorta di convenzione, non c'è un limite categorico stretto. Molte immagini noi le possiamo presentare come paesaggio, come natura, come ambiente, in modo intercambiabile. Guardiamo questa immagine di Mario Giacomelli e se io chiedo a voi dove la mettereste voi? Uno magari mi dice: ma io la metterei in una foto creativa. Un altro mi dice: no, forse in una foto di paesaggio. Beh, anche però potrebbe essere un tronco d'albero. E vediamo Giacomelli che titolo ha dato a questa mostra, a questa fotografia. Paesaggio? Motivo suggerito dal tronco dell'albero. Giacomelli era sempre molto creativo, no? Nei titoli. In base ai generi noi possiamo avere una situazione, un genere che possiamo definire referenziale, che è per ciò che l'immagine rappresenta, quindi è la referenza che ci dà, che è caratterizzata da un approccio oggettivo, che cerca di individuare i generi in funzione del soggetto rappresentato, che è il referente.
e si focalizza sulla grammatica del singolo scatto. Una sorta di classificazione referenziale è il ritratto, lo sport, lo still life, il reportage, il paesaggio, l'ambiente, la natura, l'architettura, le elaborazioni e guardiamo un ritratto. Possiamo definirlo referenziale. Il soggetto è chiaro, è questo, in una posizione intrigante, con una sorta di mistero, come era la persona che era raffigurata, e vedono invece che cambia genere, ma sempre racconta e noi in modo oggettivo vediamo queste modelle molto eleganti che parlano di bellezza, di fascino e quindi avanzano con questo modo così leggero, tipico delle modelle. Se parliamo di sport, dobbiamo raccogliere il momento in cui succede qualcosa di importante, con tutta la potenza fisica di questo che si alza e che tutto il resto è nulla. Lui è il protagonista, lui è il pallone, è il canestro. La fotografia di still life, che possiamo chiamare di natura morta, deve essere perfetta. Perfetta nella luce, perfetta nella forma. Deve essere un inno alla bellezza, all'eleganza. Se invece parliamo di reportage, noi dobbiamo essere oggettivamente interessati a quello che sta succedendo. Non potremo certamente capire tutto, ma sicuramente il reporter ci dà una situazione di tipicità della situazione. Questo bambino che sembra sparso lì, però indietro stanno arrivando altri bimbi. Quindi ci racconta di una situazione di disagio che c'è. In questo luogo dove i bambini, purtroppo a causa delle guerre, sono sempre molto soli. Tosco Maraini, invece, anche lui ci parla di reportage, ma di un momento gioioso, di una festa, chiamiamola di un paese, una festa patronale. Un altro reportage di Klein, di una situazione di un pochino di disagio, di qualche manifestazione con questa signora che però guarda di là e quell'occhio triste del Royer è uno dei fotografi, diciamo, che più ci appassiona ultimamente in questi anni perché ha un'innovazione dal punto di vista compositivo e soprattutto perché ci racconta in una maniera che comincia a uscire un po' fuori da quegli schemi rigidi che piano piano si stanno evolvendo. Gianfranco Colombo, quando parliamo di viaggi, in quell'anno 1963, con questo lavoro che si intitolava Ex Oriente, racconta e prende il premio Nadar. E quindi racconta della situazione che c'è lì, allora quando era andato. Kosso Watabiti, in questa fotografia che sta a metà, lui l'ha definita paesaggio perché lui è un fotografo paesaggista, e che fa solo paesaggi, però questa fotografia potrebbe anche quasi essere una sorta di ritratto ambientato di questi ragazzini. Questa non possiamo altro che inserirla nel paesaggio, ma in un paesaggio creativo, in un paesaggio visto in una maniera poetica. Un'architettura, anche Gabriele Basilico, si scosta un po' sempre da quelle che sono le regole classiche ferree, no? Quando la fotografia è iniziata, tutti non apprezzavano lo sfocato in primo piano. Non so se voi avete sentito qua quante diatribe ci sono state nei circoli fotografici all'inizio, quando la persona metteva in primo piano qualcosa di sfocato oppure tagliava tipo questo lampione. Questa fotografia è eccezionale e racconta in una maniera strepitosa il luogo e l'uomo e i suoi progetti dell'uomo, anche il progresso. Qua è una fotografia nella quale questa presa di primo piano così dà proprio l'idea di
della magnificenza, della potenza di questa basilica. Penso che sia, non lo so, si è dedicata a San Carlo. Franco Fontana non si accontenta più di una foto di architettura classica, ma inventa un suo metodo, una sua visione speciale, grazie a una scelta sicuramente tecnica e poetica e una intuizione, e quindi ci racconta in un altro modo. Ma un fotografo può essere un creativo, può miscelare fotografia, grafica. Queste sono le strade in cui che percorreremo ancora adesso, sempre in modo maggiore. Giuliana Traverso, che una diapositiva viene elaborata e quindi questa elaborazione origina un messaggio leggermente diverso, una Genova cupa che viene illuminata da questo cielo. Però, oltre al referente, può anche essere simbolico per ciò che l'immagine suscita nello spettatore. È caratterizzata da un approccio soggettivo che cerca di individuare i generi seguendo un percorso simile alla classificazione dei generi nel linguaggio letterario rispetto alla classificazione referenziale. È più legata alla sintassi fotografica espressa da più immagini. E vediamo quella che possiamo definire una classificazione simbolica. Abbiamo quindi un genere oratorio, un genere lirico, un genere drammatico, narrativo, didascalico, epico. Sicuramente questa immagine è un'immagine che ci riporta a un genere epico, perché ci racconta di un periodo storico. Però nel momento in cui rivediamo, vediamo questa immagine, ci si presenta tutta una situazione che ci fa capire le differenze che sono successe nel corso degli anni, i cambiamenti negli abiti, nelle situazioni, in tutte le cose che uno ha vissuto. Qua vedete una cosa, le donne non ci sono, eh? C'è una bambina, ma le donne no. Quindi e qua un'altra situazione, Heine ci presenta un'immagine che fa parte di quel lavoro che lui ha fatto per praticamente mettere in evidenza quanto fosse da evitare, da cancellare dalla faccia della terra diciamo, lo sfruttamento minorile. Anche questa è un'immagine storica, epica, che ci racconta di questa senatrice. Andiamo a Noack, Alfredo Noack. Io qua ho messo storico, ma possiamo anche assolutamente sentirla un po' didascalica questa fotografia. È storica perché racconta di una Genova che non c'è più così, però è anche didascalica perché descrive esattamente quello che è lo spazio. Alfredo Noack, è uno dei grandi fotografi dell'Ottocento che è, sepolto a Genova. Robert Capa, un momento storico importante. Guardate l'attenzione alla composizione, come quel triangolo di vuoto ci dia proprio l'impressione di andare noi dentro e questi di venire contro noi. Una foto che ha fatto il giro del mondo. Ce ne sono varie interpretazioni e anche di questa è una. Ivano Bolondi, che è uno dei fotografi che più tanto amiamo perché lo conosciamo molto bene, che ha questa capacità di raccontare in modo lirico, cioè di cambiare quelle che sono le sensazioni che si provano davanti alle sue fotografie. Noi siamo attirati dalla poesia di questa immagine, dalla delicatezza dei gesti, anche il colore, no? Contribuisce. Anche questa, vedete, come ci porta dentro l'immagine a fantasticare, a pensare ad altro, a volare proprio nelle nostre sensazioni.
ma anche la drammaticità di una situazione. Ci coinvolge, ci emoziona e ci strazia molte volte. Ma Colin sicuramente ha sempre immagini potentissime. Ma è drammatica anche questa immagine di Nan Goldin, perché racconta di un disagio, perché racconta qualche cosa che basta che noi guardiamo questa fotografia, questo sorriso così forzato, no? Un sorriso che non è un sorriso di felicità e di gioia. E la fotografa riesce, proprio per il momento in cui la prende, la ripresa, dal basso all'alto, nell'essenzialità della situazione. Fulvio Reuter, che con questa immagine racconta di questi bambini che ci inteneriamo tantissimo mentre li guardiamo. Però guardiamo come questa sua grammatica, questa capacità di mettere il soggetto al centro, di mettere il soggetto e di fare attenzione allo spazio, a tutto quello che c'è, e anche a sentire il movimento, grazie all'ombra, ma grazie allo sguardo di questi ragazzini, perché questi ragazzini stanno guardando verso qualcuno, il fotografo certamente, ma noi possiamo anche pensare che tra poco si alzeranno e andranno via. Alfredo Ingino è un nostro appassionato fotografo, bravissimo, pugliese, che con questa immagine che fa parte di un progetto, di un racconto fotografico, di un portfolio, ci racconta un luogo e queste persone, con questo primo piano che fa da soglia e che quindi ci consente di entrare dentro l'immagine. È la composizione, quella. Fosco Maraini, in questa fotografia che io vi ho scritto, che è didascalica, perché racconta esattamente come sono vestite queste persone, la loro situazione e dove vivono, perché noi lo capiamo grazie alla montagna. Quando una fotografia racconta e diventa quasi, no, una provocazione, ma diventa quasi un voler raccontare quello che c'è oltre a quello che vedo, quest'ombra che si riflette. Cioè, Freelander molte volte fa fotografie nel quali lui si riflette nei soggetti che fotografa, un po' come la Vivian Maier. Contaminazioni, parole, immagini. Singole immagini con titolo evocativo oppure testo introduttivo di un portfolio. Molte volte, forse lo avrete anche sentito dire tanto, no? Che una fotografia dice più di 1000 immagini. E che quindi è inutile mettere un titolo alla foto singola e che forse non serve nemmeno il titolo, il testo introduttivo di un portfolio. Io sono di un altro pensiero e quindi penso che il titolo aiuti non a interpretare esattamente, ma sia la strada per guidare il lettore verso quello che l'autore vuole che lui veda. Perché se noi abbiamo detto che la fotografia è questione di percezione, che è una questione di cultura, di sapere personale, quindi vuol dire che noi non possiamo mai essere completamente oggettivi, perché siamo influenzati da quello che sappiamo, siamo influenzati da quello che ci piace, siamo influenzati da quella ricerca che facciamo dentro la fotografia di noi stessi. E allora, se l'autore ci aiuta con il titolo, ci aiuta a entrare nel suo mondo, perché il lettore, anche un lettore di portfolio, non deve essere un giudice. Se è un lettore, è lettore, se no facciamo giudici di portfolio. No, noi siamo lettori di portfolio, lettori di foto singole. Il lettore è uno che legge per interpretare. Quando noi leggiamo, e abbiamo appena detto tutta la serata, che la fotografia si assimila alla scrittura, quando noi leggiamo un libro, non è che ci permettiamo, quando è finito il libro editato, di cambiare il finale, di decidere che un protagonista non lo volevamo, noi dobbiamo leggere per interpretare. Questo deve succedere anche di fronte alla fotografia. Se un lavoro, una fotografia,
non è completa, non è chiara, perché non ha seguito quelle cose importanti che sono le regole della comunicazione. E quindi è come se io invece che dirvi, oggi sono andata in campagna, vi dicessi, la campagna, ieri, non so, oggi cosa faccio? E voi non capite niente. Ecco, se il fotografo, sia nello scatto singolo che nel portfolio, è capace di far sì che l'idea che aveva sia chiara, comprensibile, che il soggetto sia ben valorizzato, che lo spazio sia compreso da tutti, che abbia usato una poetica capace di sottolineare la propria idea, io per leggere devo seguire l'autore. Alla fine dirò, questa fotografia non mi soddisfa completamente, non mi ha emozionato, non sono entrata in empatia, che non vuol dire, non è un giudizio, è la mia impressione. Io di questo sono convinta e di questo non sono convinta solo io, era convinto anche il signor Colombo che il portfolio l'ha portato in Italia. I cambiamenti hanno senso solo se si fanno dei laboratori, se il lavoro non è completo, se il lavoro non è funzionale, se il lavoro manca di qualcosa, allora va bene. Ma se no, no. Perché l'autore è sempre l'autore che ha deciso quello che vuole che noi vediamo. Soltanto nel momento che lui non è stato così bravo per fare che noi capissimo bene la sua idea, noi possiamo aiutarlo a migliorarla. E quindi il testo introduttivo è importante. Che è importante perché, ah, in questo qua però dobbiamo aprire un dibattito, perché se il testo introduttivo non racconta e il titolo non racconta quello che c'è nella fotografia, allora andiamo nei guai. Questa è una cosa importante. Il titolo nella fotografia deve raccontare esattamente quello che c'è e il testo introduttivo deve raccontare quello che c'è, non deve fare dei giochi di pensiero, perché sennò quello che legge viene portato fuori. Se non siete d'accordo potete dirlo, e non è che dovete stare sempre lì così a dire sì. Allora, diciamo che chi aiuta tantissimo sono le figure retoriche. Ma che cosa sono le figure retoriche? Sono una sorta di linguaggio adatto a rappresentare figurativamente la realtà con concetti e pensieri di astrazione che in genere sono difficili da rendere con immediatezza. Le figure retoriche sono, sia, si possono usare e si usavano sicuramente molto prima in scrittura letterale e poi ce le siamo acquisite anche noi in fotografia. E possono essere trasferite in linguaggio fotografico ed assumere gli stessi significati delle parole. Dal punto di vista linguistico, consiste la figura retorica in un'ipotetica sostituzione di base o di grado zero da un'altra giudicata più gradevole o espressiva, più adatta al contesto. Questo l'ha scritto questo signore che si chiama Ugo Voli e che ha dedicato proprio tutto un libro alla comunicazione. E vediamone alcune, ce ne sono tantissime. Questa è la ripetizione. Allora, che cos'è la ripetizione? Vediamo, io ve lo dico un po', ve lo leggo così almeno ve lo dico preciso. La ripetizione è un ripetere lo stesso modulo visivo che abbiamo nella realtà per concentrare l'attenzione ancora di più su quello che è il soggetto. Queste due ragazze, quelle due ragazze dietro, e quindi noi in questo modo abbiamo una completezza di comunicazione. La paranomasia, che è una figura retorica un pochino particolare, diciamo che consiste nell'alterare praticamente la nostra percezione, servendosi di specchi per ripetere i soggetti e quindi darci una visione diversa. Vedete questa immagine di Alex Webb, quante volte abbiamo ripetuto questa statua e anche le persone. La similitudine. Diciamo che questa è una delle figure che usiamo di più, è quella comparazione di due atteggiamenti che sentiamo simili. Questa bambina
tocca i capelli e noi automaticamente vediamo i capelli suoi e quindi siamo aiutati nella comprensione di questo atteggiamento. Per antitesi, un'azione che contraddice l'altra, no? Allora, lavoro in corso e il lavoratore che dorme. E poi lontano, 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 la carriola. La metalepsi significa di mettere una qualcosa di straniante, di assurdo, che non ci deve stare lì. Sono tutti soldati che ci sta a fare quello lì. E allora il nostro occhio è catturato subito. La preterizione o la paralessi significa rendere il soggetto principale un po' confuso, nel modo che noi dobbiamo andare a cercare veramente il significato. È come se ci chiedesse di entrare dentro all'immagine per scoprire. Parallogismo è quella figura retorica che mischia e unisce qualche cosa di concreto con qualche cosa di finto. In questa foto di Luigi Ghirri, certamente come immediata visione, facciamo fatica ad accorgerci che quella nuvola e quella specie di prato sono un manifesto. Perché la parte anteriore ci porta a sentirlo vivo e reale, e quindi diventa un tutt'uno, gradevolissimo naturalmente. E poi siamo all'iperbole, che è esprimere un pensiero ingigantendo una situazione, no? Anche viene usato soprattutto questo dal punto di vista diciamo, della pubblicità. In questo caso, vedete, questa non era pubblicitaria, però questo orologio con questo marchio ci arriva subito. Per antonomasia, quando è una situazione che viene praticamente letta come una cosa che si sa, siamo d'accordo che sia così, che l'uomo si fermi incantato davanti alla bellezza di questa ragazza. Una metafora. Con due ragazzi che si baciano e l'ho scritto io e te per sempre. Quindi due concetti espressi in modo diverso, ma che dicono la stessa cosa. La sineddoche, che è una delle figure retoriche più usate, no? La parte per il tutto, in questo caso Giuliana Traverso ci fa vedere solo una parte della visione, ma è sufficiente per comprendere quello che lei voleva raccontare, la differenza tra queste due persone. Noi poi possiamo anche pensare che magari questa persona lei abbia fatto anche l'elemosina. La metonimia. Quando noi attraverso un qualcosa riusciamo a pensare a quello che è un altro. In questo caso il gelo fa venire in mente il freddo, la neve e tutto il resto. Un luogo comune. Il luogo comune è una cosa in cui tutti quanti siamo convinti che c'è, è quella lì, no? Che tutti quanti oggi stiamo fotografando. Quindi è una delle figure retoriche più usate che può essere anche un pochino, può diventare noiosa, no? Dice, è un luogo comune. Quindi può essere che se non stiamo attenti diventi una fotografia un po' già vista. In questo caso magari no, perché in questa maniera la fotografa è stata un pochino creativa, no? Ha deciso di sfocare lo sfondo, ha messo in primo piano queste mani e quindi ha usato anche lei l'altra figura retorica che è la parte per il tutto. E quindi in questa connessione ha creato un'immagine gradevole. L'enfatizzazione, cioè ingrandire in modo esagerato una situazione. Per farci riflettere in questo caso, Ivano Bolondi ci fa vedere quel bimbino piccino piccino con questi alberi immensi. E quindi noi assolutamente pensiamo alla potenza della natura, alla sua bellezza, alla magnificenza e quanto l'uomo è piccolo di fronte al mondo. L'ironia. L'ironia è un guardare una figura retorica che ci fa guardare quello che vi è rappresentato con una sorta di indulgenza, no? Anche un pochino di
ci fa anche un po' sorridere. In una passeggina noi magari ci vorremmo vedere un bambino piuttosto che questo cagnino meraviglioso che però è proprio trattato come un bimbino perché c'ha anche il suo cappellino. Ma signore, quando mischiamo una situazione reale con qualcosa di straniante, noi siamo vicino al mare con questa doccia e la persona che si lava non è una donna vera, ma è un manichino, cioè, scusate, un manifesto. L'umorismo, e fare delle fotografie umoristiche è completamente difficile, non è semplice, perché si può rischiare di cadere magari nella volgarità. Invece questa foto è veramente esilarante. La personificazione è quando in una situazione diversa noi riusciamo a vedere, grazie alle luci e alle ombre, il volto delle persone. La personificazione, una cosa che ha fatto in modo eccezionale sicuramente Mario Giacomelli con quella storia degli alberi nel quale si vedono le nonnine e tutte le altre cose. L'allegoria. L'allegoria è quando si vuole dare in modo simbolico una rappresentazione, raccontare qualche cosa che rappresenti altro. Diciamo che i maestri dell'allegoria sono stati sicuramente Dante Alighieri, di cui quest'anno festeggiamo i 700 anni. Ebbene, questa statua che rappresenta in un certo senso l'eternità, l'immortalità, con un orologio che invece racconta il tempo finito. Un paradosso. Sicuramente fare colazione e mangiare in quella situazione è proprio una situazione paradossale, cioè una situazione che non pensiamo che sia così semplice da vivere. La fotografia in fondo è la realizzazione mentale e insieme visiva che consenta una volta che è stata realizzata, di essere letta. Questa è la finalità della fotografia. Non è soltanto un discorso di comunicazione personale, è una comunicazione che deve arrivare agli altri. La fotografia deve essere fatta in una maniera tale che chi la guarda possa essere in grado di leggerla e quindi di comprenderla. Questo non ci interessa, perché dopo non l'abbiamo fatto, facciamo così. Tecnica più arte uguale buona fotografia. Questi sono i due essenziali cardini della fotografia. La fotografia è nata per una ricerca, per un'esigenza, per un desiderio di rendere qualcosa di perfetto in una, diciamo, rappresentazione. Doveva essere una copia della realtà. La fotografia non è una copia, lo sappiamo, la fotografia è la nostra interpretazione, l'interpretazione del fotografo. E allora proprio per questo è arte. È vero che ci sono stati tanti dibattiti a proposito di questo. Però ricordo di aver letto una frase che mi era tanto piaciuta e che voglio condividere con voi. È verissimo che la macchina fotografica è un mezzo tecnico, oggi performante, che sa fare tutto e quindi può sembrare semplice realizzare delle fotografie. Oggi tutti quanti, visto che ci sono un'immensità di immagini che siamo quasi, no? Diciamo, oberati, abbiamo un eccesso di visione. Tutti pensiamo di essere fotografi, perché uno, bene o male, qualunque cosa pensa, la fotografa. Perché la fotografia ha sempre avuto questa qualità. Quando una cosa è fotografata, sembra che sia più vera. Allora uno la fotografa come se gli desse l'immortalità a quella cosa che ha fotografato.
Però, nello stesso tempo, il sentirci tutti fotografi è un atteggiamento sbagliato, perché non è così. Il fotografare non vuol dire scattare una fotografia, vuol dire fare una fotografia, e sono due verbi molto diversi, perché il fare significa che ha bisogno di una preparazione, di una meditazione, di una riflessione. Lo scattare, tac, e va subito. Infatti, quella frase, che è stata credo la frase più infelice della fotografia, è quella che aveva detto Eastman quando dice: voi scattate, noi facciamo il resto. Era infelicissima. Certamente era utile per poter fare pubblicità, per poter fare proseliti, ma non funziona così. La fotografia è un momento di concentrazione, come ha detto Cartier-Bresson, di apnea, nella quale si riuniscano il pensiero, il cuore, quindi il sentimento, e finalmente scattiamo sta fotografia. E quella cosa lì che io vi volevo dire era quella. È vero, la fotografia ha avuto questo inciampo di avere questo mezzo così importante rispetto alla pittura e alla scultura. Però quella frase che io ho letto era questa: vorrei capire come poteva fare Giotto, anche Van Gogh senza il pennello o Bernini senza lo scalpello. Quindi la fotografia è un po' più performante come macchina fotografica, ma il pensiero è come quello là, perché è il pensiero che conta. È verissimo che la fotografia parte da una cosa reale. Abbiamo detto, parte da una realtà, anche se io costruisco l'immagine e quindi metto, quando faccio lo still life, no? Pongo tutte le cose al posto giusto, scelgo la luce, preparo tutta la scenografia, però di fatto fotografo un qualcosa che c'è, di reale. La pittura, invece, o la scultura parte dal niente, no? Però la differenza non è soltanto nella procedura, la differenza è che il pensiero ci deve essere in tutte e due le situazioni. E quindi la fotografia è sicuramente un'arte. Un'arte che va valorizzata e che segue l'andamento della nostra società, del nostro percorso. Ecco perché ci sono dei cambiamenti importanti. Perché come nella pittura, nella scultura ci sono stati cambiamenti, ci sono anche in fotografia, ma ci sono anche nella scrittura letterale. Perché c'è il cambiamento della società, c'è il cambiamento dell'uomo. Il modo di esprimersi segue la società, segue l'uomo. E quindi il cambiamento è necessario, importante e utile. Bisogna essere capaci di farlo in modo giusto, quindi di trovarsi gli strumenti adatti per seguire quello che va avanti. E questo è. E adesso voglio sentire voi. Dove ce l'ho la condivisione che non la trovo più? Si interrompe in alto, Orietta. Sì, l'ho trovata, grazie. Perfetto. Intanto ti ringraziamo immensamente per tutto questo excursus. Penso che sia stato veramente utilissimo e fortemente illuminante, credo. Non so se qualcuno vuole intervenire, lascio volentieri la parola, però veramente anche a caldo ti devo dire che questo aver abbinato la riflessione appunto tra scrittura e quindi parola scritta e fotografia è importante, sicuramente. Quello che la linguistica credo che abbia offerto a partire dagli anni 60 a tutte le altre discipline, quindi a partire proprio dallo strutturalismo linguistico, se pensiamo alla ricaduta che ha avuto in filosofia, in antropologia, in tutte le discipline umane e quindi anche nelle arti visive, anche per la fotografia, poi alla fine la riflessione si è avvantaggiata sicuramente anche di questo appunto utilizzare delle basi differenti proprio per entrare nell'opera
scomporla, insomma, nelle sue unità e cercare di capire le relazioni tra tutte queste unità che poi appunto costituiscono l'insieme. Ed ecco tutto il linguaggio appunto così dell'analisi del testo scritto, dalla denotazione, connotazione, le figure retoriche. Ecco, credo che questo livello di lettura delle immagini sia sicuramente superiore, importante e ci fa soprattutto comprendere come si possa utilizzare la fotografia per esprimere quello che facciamo continuamente a parole e che riconosciamo o comunque comprendiamo a meraviglia quando leggiamo un testo scritto, a volte appunto in modo assolutamente anche proprio naturale e intuitivo. Quindi grazie Orietta per aver trasposto questo livello di riflessione alla fotografia. Credo che la cosa importante di queste, chiamiamo conversazioni, lo dicevo ancora ieri sera, che sono limitate nel tempo, ci sono argomenti che allora hanno le persone che le hanno studiate, che le hanno portate avanti, hanno impiegato anni a decidere una definizione, no? Noi dobbiamo fare tutto così velocemente. Ma credo che queste conversazioni abbiano come scopo principale, non sarebbe possibile di essere esaustivi, ma nemmeno poco. È solo l'importanza proprio dare degli stimoli perché uno ripensi a queste cose e poi se le approfondisca. Allora uno sente un nome e dice: ma chi è sto qua? Non l'ho mai sentito, batte un po' e va a vedere e si accorge che c'è tutto un mondo da scoprire nuovo. Certamente ci abbiamo anche poco tempo, perché bisognerebbe poter leggere 24 ore su 24, fotografare 24 ore su 24, discutere 24 ore su 24, non si può, ci abbiamo anche da mangiare. Ci abbia regalato, sia proprio questo, no? Di fornirci la voglia di approfondire, perché certamente nell'ambito di tutta la federazione ci sono persone che hanno come base, no? Sono partite da basi culturali, classiche, altri invece da basi scientifiche, altri da basi anche diverse, no? Di un lavoro più manuale. Ecco, allora la diversità è questa e bisogna cercare, credo, quando si fanno queste conversazioni di essere il più semplici possibili, perché se no noi, allora se dobbiamo solo parlare agli universitari, e vabbè, molti di noi possono starsene a casa, però l'importante è dare alle persone la voglia di scoprire e di andare avanti, di crescere culturalmente, perché questo è il modo che abbiamo poi per fare delle fotografie che siano un po' più nostre, no? Un po' meno banali dal punto di vista della comunicazione, non della rappresentazione in sé, ma del modo, perché è il modo che fa la differenza, è solo quello, perché tematicamente c'è tanto, tanto già visto, già detto, però dobbiamo trovare una strada che cambi, che porti a qualche sconvolgimento. Oggi ci sono sicuramente dei giovani autori che si impegnano tanto, che lavorano tanto su questo. Non dobbiamo dimenticarci però che noi dobbiamo anche sempre tenere presente che la fotografia è anche un documento e quindi non è soltanto una rivelazione di un pensiero, una cosa intima, lirica, ci vuole tutto in fotografia. Ognuno deve trovare la sua strada, il suo percorso, che deve essere un percorso autoriale, come ha fatto Franco Fontana, perché l'ho messo in fondo proprio per quello. Perché i paesaggi l'abbiamo fatti tutti, prima di lui l'avevano fatti in 100.000, poi a un certo punto è arrivato lui. E questo è il discorso dell'arte, il cambiamento, trovare una strada nuova che dica però delle cose che tutti comprendono. E poi certamente una parte deve farla anche il lettore, no? Non è soltanto chi fa la fotografia, anche chi legge deve crescere. Sicuramente sì. Orietta, in maniera molto semplice ma molto profonda, questa sera, no? Ci hai fatto questa analogia fra grammatica e fotografia,
che ti devo dire la verità, vedo i commenti entusiastici di tantissime persone, sia in questa chat che su Facebook, dove hanno altre circa 120 persone, che ti ringraziano veramente per questo percorso, no? Che tu hai spiegato in maniera molto bella. Abbiamo un paio di domande e poi c'era Cecco che aveva alzato la mano per dire qualcosa. La domanda principale è quella se ci sono appunto dei libri o se tu puoi suggerire dei libri di dove si può approfondire questo discorso di grammatica della fotografia. Se noi andiamo a guardare, allora, la grammatica, ma guarda, ce n'è uno di Franco Fontana, che è bellissimo, che parla della grammatica fotografica. Credo che lo abbia anche ristampato, con un pochino più di aggiunte, tenendo conto di quello che è il suo percorso, negli workshop che fa, e che quindi, praticamente, partendo dal discorso, no, di mandare le persone a fotografare il colore, poi fa tutto un discorso sulla grammatica fotografica. Credo che quello sia molto semplice. Poi certamente se noi guardiamo anche questi maestri di Saussure, certamente se andiamo a guardare quello che ha detto lui, però c'è un fatto che è un pochino più complesso, no? Allora, se noi ci avviciniamo a autori proprio filosofi, abbiamo bisogno anche di avere delle basi molto importanti perché sennò facciamo fatica. Però, per esempio, se noi andiamo a cercarci le indicazioni di Nazzareno Taddei sulla lettura strutturale della fotografia, già facciamo dei grossi passi avanti. È molto buono quel lavoro lì sulla lettura strutturale. Anche perché era proprio lui, addirittura, forse questo libro non si trova nemmeno più, era, diciamo, realizzato con un testo e anche le indicazioni delle diapositive che servivano per comprendere. Però quel libro lì sulla lettura strutturale vale ancora adesso, no? Non è superato. Secondo me funziona bene, quello lì di Franco Fontana anche. Poi potrebbe anche essere un qualche cosa di diverso, però che aiuta comunque, è quello di Marra, fotografia e arti visive, dove parte con quella diatriba che dice non va mica bene dire arte, no? Perché insomma fa un pochino di cavilli agli altri che avevano detto prima, da questi libri ne sono stati tanti usciti. Però credo che quello di Fontana sia semplice e anche quello di Nazareno possa aiutarci. Soprattutto perché io avevo anche, ma non so dove l'ho infilato, erano degli appunti che aveva fatto una ragazza che nella tesi di laurea, forse ce l'ho da Giuliana, se lo trovo, magari faccio le fotocopie e poi ve lo mando. Aveva fatto una tesi di laurea nel quale parlava di queste cose, tra le altre, no? Avevo letto a volte delle cose carine, poi magari uno fa un po' di riassunto e cerca di trovare una strada, perché bisogna essere sintetici e faticoso. C'è, infatti. Perché il difficile, secondo me, è quello lì, perché altrimenti uno diventa troppo profondo e poi uno si stufa pure, no? Invece, sono complicato perché dipende dall'auditorio, no? Dipende troppo dalla situazione che hai. Se tu sei davanti, ripeto, a una scuola, no? Degli studenti, è diverso l'approccio. Noi siamo tutte persone che fotografano, tutte persone che hanno già, no? Un loro bagaglio di cultura, di esperienza, quindi è più complicato perché se dici cose semplici sembra che parli con i bambini. Se sei troppo complicato, dici, ma che cosa c'è questa qua? Cosa si crede di essere? È complicato, secondo me. Benissimo. Allora facciamo parlare Cecco, che mi sembra che aveva una domanda, e poi dopo Cecco ti faccio una domanda che mi fanno da Facebook. Poi vai a guardare su Facebook, Orietta, quando è finita la serata, perché ci sono veramente tantissimi Nella pagina vostra? nella nostra pagina, sì, Officine Creative Io sai, con Facebook sono un po' imbranatina, ma riesco a fare dei pasticci esagerati. Ti fanno dei complimenti grandissimi, veramente ci sta tantissima gente che ti sta facendo dei complimenti sperticati sull'incontro, sulla tua appunto semplicità
dell'esposizione, sul fatto che sia super formativo. Veramente, guarda, devi andarti a leggere perché sono 53 commenti adesso, quindi ce ne sono veramente tanti. Intanto facciamo parlare a Cecco. Non ti Allora, sentiamo. intanto buonasera a tutti. ciao, Adesso mi ma adesso ti sentite? vedo, ma tanto che ha detto cieco, non sapevo chi era. Ma mo che lo vedo, lo so chi è. Intanto buonasera a tutti, a Claudia, Massimiliano e a te, Ma Orietta. sei a Milano ancora? Sì. Volevo farti una domanda, visto che hai parlato di grammatica, e questo ne consegue che un autore, conoscendo la grammatica, poi si crea un proprio linguaggio. Però nel caso del fotoreporter, si rischia che il linguaggio o comunque lo stile dell'autore vada un po' a inficiare sul contenuto, dando più risalto, diciamo, alla sua estetica, al suo modo di raccontare quella cosa, piuttosto che il fatto in sé. Cioè, nel senso, c'è questo rischio in cui c'è quasi un'esaltazione del fatto, gli si conferisce appunto un'estetica particolare, uno stile che, diciamo, potrebbe inficiare appunto Allora, sulla narrazione, diciamo, distaccata, per quanto possa essere distaccata. no, non lo può essere perché è impossibile, ma di fatto però il reporter deve fare un lavoro nel quale non viene fuori la connotazione, ma viene la denotazione. Quindi lui deve essere uno che è capace di seguire le regole perché il soggetto che lui fotografa deve essere fotografato bene, deve fotografare lo spazio, ma non deve metterci la sua enfasi, deve raccontare l'oggettività nel modo migliore possibile. Questo è perché altrimenti non è un vero reporter. Il reporter deve, in francese, reporter significa riportare, quindi riportare esattamente quello che c'è senza essere empatico. Ma la grammatica non dice che tu devi essere empatico. La grammatica dice che tu devi sapere che nella fotografia, come nella scrittura, deve essere chiaro il soggetto, deve essere chiara l'ambientazione e chiaro quello che si svolge. Quindi la grammatica è in funzione di quello che tu devi raccontare, perché anche un autore, quando scrive, in funzione di che tipo, di che genere di argomento ha, cambia il modo di scrivere. Se scrivo un giallo, non uso la stessa terminologia, la stessa punteggiatura, gli stessi spazi che in un romanzo rosa. E lo stesso deve succedere per il reportage. Il reportage non ha la stessa sintassi, nemmeno la stessa grammatica di base che ha, invece, chiamiamo una foto di paesaggio oppure di un racconto sociale. Cioè, le regole di base sono quelle. Poi tu devi interpretare nella maniera giusta. I punti, le virgole, gli accenti, devi metterli soltanto dove vanno. Questo è il discorso. Quindi dipende, poi certamente una delle cose di base è che il reporter deve avere anche il fotografo in generale. Deve avere una etica, chiamiamola, anche se non siamo professionisti, etica professionale. Non devi tu stravolgere la notizia se sei un reporter, la notizia è quella. Poi chiaramente dipende da dove la infilano, no? Perché il reporter dà la propria foto al giornale. Il giornale, a seconda di dove la posiziona, e soprattutto di che cosa gli viene scritto insieme, può cambiare la connotazione. Questo può succedere assolutamente. E succede, no? Per forza. Sì, diciamo che la questione era nata perché magari
No, certamente. autori moderni tipo un Paolo Pellegrin che espone al Maxi di Roma, Certo. tratta dei temi abbastanza importanti, eppure si ritrova un'estetica, diciamo, eccelsa, anzi, di fronte addirittura delle immagini drammatiche, diciamo, a livelli spropositati, addirittura si rimane affascinati nel modo in cui vengono raccontati, no? Certo, però allora forse quella fotografa, Alessandra Bura, ti ho fatto vedere la foto delle donne là. Ecco, lei dice una frase, no, che è risaputa da tutti, che bisogna raccontare, si può raccontare la guerra anche senza fare vedere il sangue. Allora, le cose dette sono sempre un po' così, no? È come oggi ho sentito una frase. Oggi hanno fatto una bellissima rievocazione di un'intervista a Umberto Eco. E Umberto Eco, quando parlando del Nome della Rosa, dice: io odio questo libro. Ecco, molte volte, no, noi diciamo delle frasi che sembrano eclatanti, poi però bisogna andare a vedere in fondo che cosa vuol dire. Ecco, secondo me il reporter, in questo caso Pellegrino, ma tutti gli altri, ha un proprio modo di raccontare. Però nel momento che tu sei affascinato, tu devi però andare dentro alla lettura. Torniamo sempre là, guarda. La prima fase, il primo impatto con l'immagine è un'immagine perché sei affascinato dalla luce, dal punto di vista, però poi quando vai a leggere l'immagine lo vedi che è una situazione di dolore, di difficoltà. Quindi il fotografo non deve nemmeno un po' spaventare, no? Perché allora andiamo a vedere invece quelli di Nature, sai che fa vedere quei bambini tutti malati, quello cucito. Ecco, quindi è il modo diverso di approcciarsi, ma alla fine la lettura, se è fatta bene, quindi è fatta una lettura strutturale, al fondo ci arrivi. È chiaro che poi ogni autore è normale che abbia il proprio stile, anzi lo deve cercare, è quello, altrimenti è impersonale. Però lo stesso Pan Gabriele Basilico, ricordo di aver letto che gli chiedevano come si trovava, no? Quando lui andava a fotografare e aveva una commissione, lavorava su commissioni, se si adeguava alla persona che gli chiedeva il lavoro. E Gabriele Basilico, che ormai era Gabriele Basilico, diceva: no, se hanno chiamato me, io lavoro così. Se no vanno un altro. Ecco, quindi in quel caso poi certamente ogni cosa ha sempre un margine di, chiaramente di scarto, no? Però di base è quello, tu devi fare in modo che quello che vuoi raccontare arrivi agli altri, in una maniera tua personale, ma che arrivi il messaggio giusto. Se io parlo di guerra non deve arrivare il messaggio che la guerra è bella, eh? Va bene, grazie. Figurati, a te. Speriamo di vederci presto. Non so se ci sono altre domande o altri commenti, perché comunque in chat ci sono state tante, appunto, tante osservazioni, soprattutto ringraziamenti per aver appunto messo sul tavolo questi argomenti. Poi c'è chi ha ricapitolato un po' una possibile bibliografia, sicuramente Lorietta credo si riferisse a Fotografia creativa di Franco Fontana, quello lì, Sì, in sì. cui appunto dà questi esercizi, quindi immagino che sia quello. Poi diceva che quello di Nazzareno Taddei invece è esaurito, questo tanto per così ricapitolare. Non so se c'è qualcuno che desidera fare qualche osservazione o comunque, cioè Massimiliano, volevi Io, intervenire? guarda, vi posso riportare tranquillamente un paio di cose che ci sono, che ci hanno chiesto da Facebook, così diamo la parola un po' a tutti quanti. E quindi, allora, Eliana, ad esempio, Eliana Baglioni, dice che le piacerebbe chiedere ad Orietta, appunto, se magari potesse mostrarci una foto ricca di particolari sulla quale, no, andare a leggere i diversi criteri di linguaggio che ci sono all'interno, proprio per avere un esempio fisico, no, di questo linguaggio della fotografia.
E quindi chiede un piccolo esempio. E invece Nicola ritrovato, fa, diciamo, un percorso, di comunicazione e ci chiede appunto se perdere il controllo e quindi urlare in fotografia e quindi comunicare, no? In modo sgrammaticato in un certo qual modo, può essere appunto un canale violento di comunicazione. Cioè, se diventa anche quello un canale violento di comunicazione, come avviene così nella vita di tutti i giorni. Guarda, io credo che, non so se ho capito bene la domanda, sai. Allora, noi nella vita, nel nostro parlare, dobbiamo non urlare. Nel parlare dobbiamo fare valere le nostre opinioni, dobbiamo essere chiari in quello che vogliamo dire, dobbiamo essere fermi dei propri pensieri. Credo che urlare non sia un atteggiamento da persona in gamba. E allora anche in fotografia bisogna non urlare, bisogna dire urlare nel senso che dire le cose in modo tale che sia ben chiaro il nostro messaggio. Un messaggio, per esempio, che può essere di denuncia, no? Guardiamo per esempio le foto di Donna Ferrato, tanto per capirci, che sono foto che urlano tantissimo. Pensiamo a, diciamo, anche alla foto, le foto di Nan Goldin, no? Quando Oliviero Toscani, ecco, no? Questi sono dei fotografi che urlano con le loro fotografie e che quindi scuotono molto l'opinione pubblica. Infatti, voi sapete quante polemiche poi ci sono state dietro a queste immagini. Ecco, credo che non sia sempre opportuno arrivare a quel livello. Cioè, bisogna sapere raccontare urlando in modo silenzioso, ossia non trascendere mai, come non si deve trascendere quando si vive. Quindi un pochino di puntualizzazione, certo. Se io devo raccontare, per esempio, in questi giorni ci sarà a Genova, no? Un concorso, una manifestazione, poi metteranno le foto dei 12 migliori che parlano, per esempio, dei problemi delle donne, delle uccisioni, quindi della differenza che c'è di genere. E quindi certamente non saranno foto tanto gentili, saranno foto molto forti, però non possono mai trascendere quello che è l'etica, non esiste proprio. Certo. Mentre invece quello che è il discorso di quell'altra ragazza, non ho capito bene che foto voleva vedere, vediamo un po'. Una foto qualsiasi che in qualche maniera ci potesse, come dire, rendere conto appunto della grammatica all'interno della fotografia. Però rimanendo nel tema appunto di gridare, no? Ci fanno un'altra domanda che mi sembra interessante a tema, dentro la chat appunto di questa room. Ed è Jessica Lettieri che chiede praticamente a te, vorrebbe tu sicuramente saprai, no, di questa diatriba che c'è stata per le foto di Letizia Battaglia per la campagna pubblicitaria Certo, sui certo, Lamborghini, no? Ecco, volevo sapere il tuo pensiero a proposito di questo, insomma, di quello che certo. mi hai Allora, detto. guarda, io credo che Letizia Battaglia sia una grande fotografa e che abbia fatto un'immagine che poteva essere piacevolissima. Sicuramente ho ascoltato anche molti dibattiti e molti pensieri diversi, no? Certo è che il mondo di oggi è un po' cambiato, no? Allora, Letizia Battaglia ha fatto una fotografia pensando di raccontare di una bella macchina e di una bella ragazza. Il mondo di oggi, proprio perché viviamo in questa situazione così ansiogena di tutte queste uccisioni, di tutta questa pubblicità nella quale la donna viene sempre un po' vista come una che si mette in mostra, no? E allora non so se avete visto il lavoro che ha fatto Alessandro Fruzzetti, il portfolio, quello nella quale ci sono tutte le donne che poi a un certo punto stracciano quei cartelli, quei manifesti, dove ci sono delle frasi orribili, terribili, no? Dei pubblicitari che sarebbero proprio, ecco, da denunciare. Ecco, credo che noi viviamo
una situazione nella quale stiamo sempre cercando un qualche cosa che ci mette in ansia. Quindi vedere quella ragazza in primo piano, carina, posizionata così, ci aveva un po' un atteggiamento un po' provocatorio, no? E con tutto questo che abbiamo nella testa oggi, abbiamo travisato il pensiero della battaglia, ecco, che non era un pensiero che voleva essere come quello che è stato interpretato. Era soltanto una fotografia di questa bella macchina e poi davanti una bella ragazza. Ma Non pensi però che l'interpretazione sia stata guidata un po' dal fatto che quelle erano bambine? Perché tutto forse è nato da questo, no? La polemica di Leoluca Orlando, poi alla fine, no? Il sindaco di Palermo ha tirato fuori questa Sì, è cosa. stata interpretata, ti ripeto, perché noi oggi abbiamo tutta questa situazione di ansia che ci ha creato quello che è, quello che succede, no? È fatto del tempo. Nino Migliori, tu ci hai fatto vedere le foto dei bambini, no? Oggi non avrebbe potuto farle quelle foto, magari serve quello. Ma soltanto quelle. Ma tu pensa che noi, adesso sono passati 10 anni, avevamo fatto col gruppo da una fotografa un progetto sulla MT, perché noi a Genova abbiamo tanti funicolari, ci abbiamo di tutto. Quindi la MT aveva mandato noi fotografe, io non ce l'ho andata tra l'altro quella volta, a fotografare. Allora, con tanto di autorizzazione, una ragazza ha fotografato un bambino mentre scendeva dall'autobus, la madre trampò la testa. Sì, credo che sia. Questo No. 10 anni fa. Quindi assolutamente no, adesso è diventato improponibile fare le foto che abbiamo visto negli anni passati. Tu le persone non le puoi fotografare, perché se anche ti dicano di sì, però ti devi far fare l'autorizzazione perché poi magari gli scappa che non vogliono. Ma se non vogliono nemmeno che si fotografino i paparazzi. Parte un po' adesso delle nuove normative, purtroppo comunque adesso questa è la situazione, bisogna fare i conti con questo, deve sicuramente fare un po' la realtà odierna. Sì, come succede? Guarda, la polemica è facile, no, da fare e sicuramente, probabilmente la battaglia è stata un pochino, ha riflettuto forse un attimino di meno di quello che avrebbe dovuto riflettere, appunto, che può succedere a tutti. Resta il fatto che era una bella fotografia. E poi certo la polemica è diventata grave, lei comunque penso che abbia sofferto tanto di questa cosa, vedi che è stato anche un po' brutto perché allora, è anche un po' grande lei adesso per avere di questi scossoni, no? Certo. Non se li merita per tutto quello che ha fatto, per la fotografia, per la Però comunicazione. vedi che anche quella è grammatica della fotografia, no? Perché poi ognuno dentro a quelle foto ci è andato a leggere Sì, quello che ci voleva leggere poi alla fine, no? Che magari non era lo stesso messaggio che voleva dare Tizia Battaglia. Chiaramente unì, diciamo, la bambina in una posa un po' maliziosa con l'automobile di lusso, in qualche maniera, no? Qualcuno l'ha letta come una provocazione troppo forte. assolutamente. Il pensiero con la situazione che abbiamo noi oggi tu arriva lì è chiaro, è vero, sì, assolutamente. È verissimo. Ma senta un po', allora vogliamo vedere, possiamo guardare, senti, allora visto che l'abbiamo messa in copertina, guardiamo quella lì. Esatto. Grazie, infatti te lo volevo suggerire, perché poi è vero che abbiamo visto tutta la serata in realtà delle fotografie che parlavano di grammatica fotografica, però forse effettivamente questa curiosità di un'interpretazione della foto di copertina può essere, no, soddisfatta. Sì, certo un po', vediamo un po' se riesco a rifare la condivisione, perché non è che sono Assolutamente. così. Sì, devo prima aprire la fotografia, poi vado a Certo. cercare quell'altra là, se ce la posso fare, condivido. Anche se poi può stare ecco, Perché fatto, a posto. ogni, come si chiama? Ogni piattaforma c'ha i conti, ne manca un pezzo, in questa qua. Sì, abbiamo fatto il taglio noi, perdonaci, abbiamo No, no, fatto una perdonami. grammatica diversa per sistemarla all'interno della nostra Facciamo programmazione. conto che voi lo vedete tutto intero. Non ce Come la faccio niente, così però non viene bene. Perché non, dobbiamo inventarcela così. Non so mica se la trovo. Vabbè, come ve la spiego, ma non funziona bene così. Allora, vi devo dire che cosa c'è e che cosa non si vede.
In pratica, in questa fotografia tagliata non si vedono le cose che io vi devo spiegare. Allora come faccio? Vediamo se, no, non ci sono. Non ce l'hai più quella intera? Non Quella penso. intera Perché io ce l'avrò, ma chissà dove. è la stessa cosa che capita a noi. Considera che sarà molto difficile trovarla nei dischi esterni. Vediamo un po'. Scegliti Però ecco quella qua. che vuoi. Aspetta, 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 che te la faccio vedere. Tempo. Non è necessario accanirsi su questa. Possiamo tranquillamente anche. No, ma perché io non è che ce n'ho tante qua in cima, eh. Allora, vediamo un po'. C'è Franco Fontana sul marco, Sì. Eh sì, vi faccio vedere Franco Fontana, siamo a posto, dai. Questa qua mi piaceva di più, che le dicevo delle cose un po' più intelligenti. bene, c'era La mia. tanta roba qui dentro, Ma perché era la mia? Io infatti. sono una che dice tante cose. Trovala, trovala. Oh, vi faccio vedere questo. Vedete? Sì, guarda, puoi Perfettamente. pure mettere, se spingi il pulsantino verde, così la vedono tutti a tutto schermo. Perfetto. Allora, questa fotografia, che non è astratta, è una fotografia di una realtà, è stata fatta da Lanfranco Colombo. Forse l'avete letto anche su Fotodit. Questa fotografia Lanfranco Colombo l'ha fatta dopo che Umberto Eco gli ha chiesto di fotografare Dio. Umberto Eco stava scrivendo un libro in collaborazione con un sacerdote che si chiamava Storia di un cristiano. E allora la sera telefona a Lanfranco Colombo e gli dice: Lanfranco, senti un po', mi servirebbe una foto di Dio, fammi un po' una foto che lo rappresenti. E Lanfranco gli dice: La Madonna. Perché lui dice, Milano, cioè, ma non della Madonna, Lanfranco, sempre fai scherzi. E Dio. Allora, Lanfranco è andato a dormire, ma era tanto preoccupato. Perché ora deludere Umberto Eco gli dispiaceva, ma anche fa la foto, non sapeva che fa. Poi al mattino si alza e accende la luce e vede la lampadina. Allora si illumina. Quindi ha fotografato la lampadina. Questo è il tungsteno. Allora, che cos'è la grammatica? Qual è il soggetto in questa fotografia? In fotografia il soggetto è la luce. È la luce ripresa in una situazione normale. Un lampadario, il tungsteno della lampadina, rappresenta la luce. Quindi il soggetto è la luce. Il contorno non c'è, perché la luce è così forte che abbaglia tutto il resto. E quindi rimane soltanto il soggetto principale che ha come verbo l'immensità, l'infinito. Questa luce si espande, gira e in fondo, se voi guardate bene, c'è questo sfocato, come che si alzi e si elevi. E allora, Dio è luce. È così forte la luce di Dio che non si vede altro, è lui il primo, il solo, l'unico. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altro all'infuori di me e non c'è null'altro che la luce. Allora si è concluso, il soggetto è sicuro, il verbo è l'eternità, l'infinito, il tutto per niente e quindi basta. Invece, e Umberto Eco era felicissimo e nel libro ci sono le fotografie di Lanfranco, che ne ha fatto 4-5. E per fortuna una me l'ha anche regalata. Questo è un bel privilegio. Sì, certo. Quella invece che ho fatto io, facciamo conto che qua non la vedete, ma poi magari ve la mando completa. In quella fotografia, nella quale manca una parte laterale e una parte sotto. Nella parte di sotto
Che cosa c'è? Ci sono le gru, c'è la lanterna di Genova. Allora, che cos'è? Io ho fotografato il Diego di Genova, quindi ho fotografato qualche cosa che identifica Genova, perché è unico e speciale, perché è stato fatto da Renzo Piano, che porta le persone in alto a vedere la città. E in basso la città, in fondo, che da che cos'è evidenziata? Ci sono la lanterna, che è l'altro simbolo di Genova, e le gru dei cantieri, che è ancora l'altro simbolo di Genova. Quindi una foto che voleva dare l'idea di quelli che sono i tre simboli di Genova: la modernità data dal vivo, la storicità data dalla lanterna, e il lavoro dato dalle gru. Cosa fanno queste? Cosa sono per me che, i genovesi? I genovesi sono persone chiuse, non sono tanto comunicative. E allora ho inserito quelle persone che vivevano, che sono andate a visitare Genova, dentro il video, ce l'ho voluta apposta, e sono salita per fotografarle in alto, non dal basso. Alla stessa altezza mia c'erano loro, perché volevo rappresentare la chiusura, ma persone chiuse, ma che sono aperte verso il mondo, verso quello che c'è, perché sguardano fuori. Quindi è uno sguardo verso la città, verso la sua potenza, che è la lanterna, verso il lavoro, e uno sguardo moderno, perché siamo in una situazione di modernità. E poi, siccome Genova è una città volubile, stavano benissimo le nuvole, perché queste nuvole creavano questa sorta di mugugno genovese, che è il lamento continuo. E quindi questa fotografia era questo. Quindi il soggetto era chiaro, l'argomento anche, il verbo era quello dell'antico, moderno, del presente, futuro e quello che c'era, che sono i verbi della scrittura, e poi il bianco e nero perché? Perché ho fatto bianco e nero? C'era un cielo colorato e azzurro vivo, quindi anche bello. L'ho fatto bianco e nero perché volevo tenere questa fotografia insieme ad altre che raccontavano, perché non è unica, fa parte di un progetto, di un lavoro. E allora quell'altro lavoro, questa si chiama Genova dei Silenzi, i recanti di Sesina, non stava bene con le altre, e quindi dovevo avere nella testa quel pensiero della poetica che dovevo seguire, che era una poetica che si aggiungeva alle altre. E quindi questa fotografia è anche piaciuta parecchio, l'hanno messa anche al Secolo, che quindi è il nostro giornale genovese, perché racconta proprio Genova, è proprio Genova dentro. È così. Vi ripeto, Grazie. se fate una cosa, andate sul sito della Biblioteca Università Guarda, della Mirta, Biblioteca. Sì? la stessa persona che ti ha fatto la domanda ha trovato la foto in grande e quindi l'ho aperta, adesso te la condivido Praticamente è nella Biblioteca Universitaria. Sì, ce l'ha mandata. Sì, va bene, se l'hai trovata già tu, Massimiliano, se no ce l'ho anch'io. Sì, Una perché sovrabbondanza di foto con io ce l'ho nel disco esterno. Ecco, è un po' diversa da quella tagliata, no? Ecco. Sì, sicuramente lì c'era una gamba. Racconta un po' di più. No, perché quella va benissimo com'è, per raccontare questa qua. Certamente. Così voleva essere, e così è, e così racconta. Sì. Perché i simboli ci devono essere, se no se li togli è una cosa diversa, è un'altra interpretazione. Certo. Questa è un pochino più descrittiva. Io fotograficamente sono una persona che si avvicina molto al descrittivo, perché ho 70 anni, e quindi questo è il mio percorso, era un po' così. Anche se in questo progetto ho inserito una foto in digitale e una con lo stenopeico, perché così la modernità
e l'antico si baciano insieme. E quindi questa fa parte del digitale, poi ci saranno quelle su stalieno, che sono invece con lo stenopeico, che tra l'altro avevo anche esposto una parte a Iesi.